dello sforzo fatto e del riconoscimento diretto che abbiamo da parte della situazione. Mi fa immensamente piacere avervi qui con noi, ripeto ancora questa giornata che tutti i corpi di Università Locale d'Italia utilizzano per rappresentare ciò che è stato fatto l'anno appena trascorso e per programmare in linea di massima quello che sarà l'anno attuale, 2024. Per noi posso tranquillamente affermare che il 2023 è stato un anno molto intenso, un anno nel quale abbiamo consolidato l'impegno su diversi fronti di intervento per la polizia locale, dalla circolazione stradale alla sicurezza urbana, e fino alle diverse attività di polizia giudiziaria che, come dirò più avanti, hanno connotato il 2023. Un anno che è trascorso molto velocemente proprio perché è intenso. Infatti sembra ieri che ci trovavamo in quest'aula per la festa di San Sebastiano nel 2023, invece è trascorso un altro anno ricco appunto di impegni che hanno riempito le nostre giornate. Come diceva l'Urbanizio nella sua via, diciamo, purtroppo conosciuti come quelli che fanno le contravvenzioni, ma anche quelli che sono presenti quotidianamente ogni giorno davanti alle scuole, non è solo per attraversare i bambini, ma per dare un segno della presenza dell'amministrazione vicino ai bambini, un segno di educazione verso i bambini con le attività che poi facciamo anche in scuola. I numeri, non leggerò una relazione di numeri, abbiamo in mano in copia, come avete le statistiche,
c'è il frutto del lavoro quotidiano di 28 miei collaboratori, che non finirò mai di ringraziarmi, donne e uomini che hanno dedicato gran parte del loro tempo al servizio, ad un servizio nel quale credono e che svolgono senza risparmiarsi spesso oltre il consueto orario di lavoro. Se ci facciamo i conti, forse stiamo più al lavoro che a casa di allenamenti. Naturalmente verso l'esterno emerge di più la figura del comandante, ma posso dire che non mi stancherò mai di dire che il gruppo a fare la differenza e l'apporto costruttivo di ognuno di qui. Il 2023 ha visto il consolidamento inoltre della struttura organizzativa con la nomina del commissario Martolana a vice comandante del corpo. Grazie. Grazie Mario, perché volevo anche proiettare l'esperienza. Continui a rafforzare lo spirito di corpo che costituisce l'ossatura dell'unione e contraddistingue un gruppo che deve necessariamente operare con affidamento corale. Un ringraziamento al commissario Gabriele Magno, che oltre ad essere il primo capacità della gestione del personale nell'eterna corsa a coprire i servizi di oggetto delle modifiche del gruppo di voto, assicurando la nostra presenza ovunque venga richiesta. Il commissario per la sanità per il coordinamento dell'attività legale alle iniziative di educazione stradale presso le scuole. Nel mese di settembre è stato promosso a grado di vicecommissario aggiunto Luca Vojak, al quale è una parte fondamentale del funzionamento della nostra organizzazione, la gestione economica degli acquisti e delle forniture. Questo è il quadro degli ufficiali che mi guardano e mi ha fatto estremamente piacere sottolinearlo, perché la loro insostituibile opera allieva sicuramente il mio lavoro. Ho usato il termine allievia perché è un grosso supporto che mi viene dato, oltre a tutto lo Stato. Ma appunto il contributo silenzioso di ognuno di voi, di chi lavora dietro le quinte, in silenzio, non nominerò oggi tutti, ma capite bene che dietro una macchina come la nostra c'è chi emerge in maniera particolare relativa all'esterno, ma tanto lavoro d'ufficio, senza il quale non potrebbe funzionare. La nostra professione è quello, è un lavoro ricco di soddisfazioni, ma costellato anche di momenti belli e brutti. Passiamo dalla soddisfazione per essere riusciti ad avviare i cittadini su particolari esigenze verso le quali si sono rivolte a noi per risolverle, ma quando purtroppo poi diventiamo anche portatori di brutte notizie come in occasione di incidenti con esiti come passi. Purtroppo in questo tema sul campo dell'ingegneria stradale quest'anno devo ancora una volta rilevare un aumento dei sinistri, 24 incidenti in più rispetto al 2022 sono ancora pochi. Quindi, 117 sinistri rilevati nel 2023 dentro il fuori centro abitato, nei quali erano intervenuti, due hanno avuto esito mortale, uno in meno rispetto all'anno precedente e 64 feriti. Le cause, la disattenzione mentre era volante e la guida alterata, rientrano tra i principali, tra le principali cause di incidenti stradali. Nel 2023 abbiamo fatto una denuncia e quindi è stata presa ed una per dire quanto rispetto che sono stati facendo. Unite poi a bassa velocità sono appunto, come dicevo, la principale causa di sinistri. Quindi in questo campo c'è ancora molto da fare, soprattutto nell'ambito della prevenzione. Il 2024 ci sarà insomma ancora impegnati fortemente in questo campo. Il settore inoltre che mi pregio di dirigere è composto anche dal servizio protezione civile, verso il quale è sempre esistita una costante sinergia tra l'operato della polizia locale e quello dei volontari che vedo più presenti. Un applauso va quindi a tutti i volontari. E con il spirito di sacrificio intervengono in diverse emergenze, in quanto la Croce Rossa e l'altra situazione di volontariato, con il quale la polizia locale ha un continuo scambio lavorativo e di servizio. Il vostro impegno per la comunità, ripeto, è insostituibile e questo vi ringrazio non per l'intero anno.
Come negli anni precedenti, noi sul fronte dell'educazione stradale presso le scuole del territorio abbiamo avuto contatti con una somma di 700 alunni nello scorso anno scolastico. L'attività che è ormai completata, come dicevo, coordinata dal commissario Carità, che continuerà nel 2024, stiamo già programmando la seconda parte dell'anno scolastico, perché educare i nostri piccoli concittadini alle regole di vivere civile contribuisce a diffondere nelle nuove generazioni il seme del rispetto e del bene comune. Un investimento a lungo termine che sicuramente porterà a risultati. Uno dei campi più noti della presenza locale è quello relativo alle norme della tutela dell'ambiente e la vigilanza edilizia urbanistica, sia nell'ambito poi dell'abbandono dei rifiuti che degli abusi edilizi. Nel 2023 è stato un anno importante. Controllo e prevenzione del fattore dei rifiuti, come dicevo, è una delle attività preponderanti, con 230 sanzioni elevate, sia nell'ambito del tratto conferimento dei rifiuti che dell'abbandono indiscriminato. Questo si scontra però con una complessità del controllo per la vastità del territorio, per le zone da coprire. Come dicevo, i numeri, vediamo 28, vediamo un numero di attività da coprire su un territorio che è il terzo comune per l'estensione territoriale della provincia. Quindi, nonostante l'ausilio delle telecamere, per il controllo c'è ancora molto da fare. La tutela degli animali, la lotta al randagismo è un altro settore che grava sulla polizia locale. Nell'ultimo anno è stato attivato un nuovo progetto mirato all'affinamento di cani abbandonati che si spera già sta portando degli risultati, si spera con l'incentivo grazie all'amministrazione che ha impegnato delle risorse importanti in questo settore di aumentare il numero di cani che escono dal cantiere, catturati e abbandonati. Voglio ringraziare per l'impegno a tutela degli animali che si è ancora una della Lega e rappresenta il capo delle Lega Scienze, che si deve in collaborazione al servizio della tutela degli animali. Il 2023, specialmente la parte finale, ci ha visto impegnati in corso l'attività di polizia giudiziaria. Un'attività della quale non ho mai parlato, ne parlerò in maniera marginale perché ancora c'è il giusto riserco di indagini, iniziata nel 2021, con un'importante attività di contrasto al fenomeno di richieste di iscrizione anagrafiche fittizie. Diversi sono stati tentativi di iscriversi all'anagrafe nel comune di Cisterna in maniera fittizia, finalizzati anche a far entrare in maniera fraudolenta cittadini dall'estero. Noi siamo i primi che entrano in contatto con i nuovi residenti in questa città. È un gravoso impegno mantenere alta la guardia verso questi fenomeni. Un'attività, ripeto, che ci ha portato e portiamo avanti dal 2021, del quale, ripeto, non posso dire più altro, però ci stiamo in questo momento. Come dicevo, la seconda parte del 2023 invece ha visto l'aumento dell'attività di polizia giudiziaria, ci ha permesso di individuare soggetti che si sono resi responsabili di reati sia sul nostro territorio che in altre zone del territorio nazionale. Qui vedete scorrere un minimo di rassegna stampa sulle attività che hanno avuto la maggiore eco mediatica, ma ce ne sono tante altre più piccole di prevenzione verso soggetti che entrano nel nostro territorio per delinquere. E questo grazie alla presenza costante delle pattuglie sul territorio. L'esperienza acquisita, appunto, ci consente di dare un'importanza, alla convivenza della sicurezza partecipata, in collaborazione con le forze di polizia e di ordinamento nazionale. E qui voglio ringraziare i presenti, i colleghi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri di Stato. Una fattiva collaborazione sul territorio ci porta ad avere un risultato di prevenzione e di contrasto alle attività criminali, al di là appunto delle specificità contrattuali di coordinamento professionale sulle quali speriamo il legislatore presto interverrà. Siamo tutti sulla stessa strada nel fine ultimo appunto di garantire sicurezza a questa città indipendentemente dal colore delle uniformi. Nell'immediato poi aspettiamo anche l'adeguamento della dotazione strumentale secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale. Non ci siamo fermati nemmeno
nell'ambito del contratto al fenomeno dei veicoli interessati a questa norma, utilizzati per commettere reati, soprattutto in danno di anziani. Ne ho parlato l'anno scorso, nel 2023 non cambiamo di molto. Diversi appunto sono stati gli interventi che hanno permesso di individuare progetti prima che potessero raggiungere il loro obiettivo. Questa è la prevenzione che la Polizia Locale vuole fare sul territorio a difesa dei nostri concittadini. Posso poi piacevolmente affermare, e anche la forte presenza di oggi lo denota, che questo nostro impegno è stato riconosciuto da parte della popolazione e ci ha fatto giungere i propri ringraziamenti, come lei come dialogo che, come dicevo, in alcune di queste operazioni abbiamo raggiunto. Mi avvio alla conclusione, voglio ringraziare a nome di tutti l'assistente capo corpo di Lippi, che oggi purtroppo non di persona non c'è, per l'illustrazione che avete visto sulla locandina dell'evento dedicata a San Sebastiano, scorreva pure qui quelle immagini. Col suo gruppo artistico ha voluto sintetizzare in un unico disegno i simboli della nostra città, Palazzo Caetani e il Comitato Corna, i simboli della Polizia Locale, quindi l'uniforme del nostro santo patrono. Ringrazio, ringrazio e aspettiamo la sua prossima opera con il Guinea. Concludo dicendo che da quest'anno, per la prima volta, ho voluto riconoscere un elogio particolare ai colleghi che sono stati distinti nel corso del 2023. A sorpresa nessuno dovrebbe saperlo praticamente. Il riconoscimento a loro vuole essere un piccolo gesto di appunto di riconoscimento per aver conservato alcune delle attività ritenute meritevoli di particolare attenzione, per il rilievo che hanno avuto appunto in termini di risultati nell'opinione pubblica. I riconoscimenti non sono un momento di autocelebrazione, nemmeno vogliono diluire in alcun modo le altre innumerevoli attività che quotidianamente facciamo. Queste attività ordinarie appunto che devono costituire un tesoretto di esperienze professionali che ognuno di noi porterà con sé per tutta la carriera. Non significa nemmeno che qualcuno è stato più bravo di altri. Le elogi costituiscono, per chi riceverà sicuramente, un motivo di orgoglio, ma al contempo devono essere un incentivo per tutti ad impegnarsi ancora di più nel lavoro, perché il comandante non darà le elogi, vi chiederà sicuramente di più per il 2024, perché gli obiettivi di questo nuovo anno sono ancora più ambiziosi per noi, esserci sempre, essere presenti, migliorare professionalmente. Abbiamo fatto formazione l'anno scorso, un bel evento che ha visto questa sala riunita di colleghi di diversi comuni, per fortuna quando noi ci impegniamo su questo campo tanti comandi rispondono e con questo voglio dire che c'è anche una fattiva collaborazione con comandi di polizia locale, di medico, di latina, con i quali per forza di cose abbiamo un interscambio lavorativo quotidiano, perché i problemi sono più o meno congeni di tutti i comuni. Concludo ricordando purtroppo un altro collega che ha servito la città per noi che ci ha lasciato. Lo scorso anno ci ha lasciato la Lucenti, conosciuta più con il nome di Bud Spencer, per chi l'ha visto per strada. Un uomo che ha sempre creduto in servizio alla città, dando a lasciare fino alla fine il ricordo del suo operato, nonostante già da qualche anno avesse lasciato il uniforme per motivi di salute personale. Il ricordo del comando del potere. Mi avvio alla conclusione confidando in un anno di maggiore impegno su tutti i settori di intervento. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, me lo ripeto e lo ripeto ai collaboratori, né proprio nel senso letterale del termine. C'è sicuramente ancora molto da fare. L'aumento della presenza delle pattuglie nelle periferie e nelle strade, dove vengono segnalati maggiori comportamenti illeciti. Questo è l'impegno che ci prefiggiamo per il 2024. L'unione del gruppo è fondamentale, cari colleghi, dobbiamo continuare con la rotta tracciata. La città ha bisogno anche di noi. Grazie. Come accennava prima il comandante Michelis, della consegna degli elogi. Occorre logico di chiarire che gli elogi hanno semplicemente il solo scopo di incentivare il già proficuo ed efficace impegno messo in campo da ciascuno degli appartenenti di questo comando.
Il comandante, sulla base di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento del corpo, ha individuato alcune figure che durante l'attività svolta nel 2023 si sono maggiormente contraddistinte a livello professionale. Io adesso inviterò una serie di colleghi ad avvicinarsi qui, diciamo, sotto lo scalino, e non quando sono chi vediamo. Il vice comandante, il commissario coordinatore Antonino Sato Martorana. Il commissario Salvatore Sanità. Il vice commissario aggiunto Luca Roia. Spirito di iniziativa distinguendosi in una serie di attività di polizia giudiziaria che hanno contribuito ad elevare l'onore e il prestigio del corpo di appartenenza in un contesto di rilevanza nazionale. Buongiorno a tutti e tanti auguri ai nostri cari agenti di polizia locale. Un termine ormai obsoleto, ma che a mio avviso rendeva bene l'idea dell'attenzione che il vostro corpo prestava e presta verso i problemi e le esigenze della nostra comunità. Porto i miei saluti da parte del sindaco Valentino Mantini, che con rammarico non ha potuto oggi essere presente, e di tutta l'amministrazione comunale di Cisterna. Il mio intervento giunge dopo gli elogi che il comandante De Michelis ha rivolto a coloro che si sono particolarmente distinti nell'anno appena trascorso.
come amministrazione comunale non possiamo più unirci al tuo plauso e che però vogliamo anche estendere a tutto il corpo, perché il risultato si porta a casa solo se la squadra è unita e coesa. E per congratularci con il corpo iniziamo dalla testa, ovvero il comandante il dottor Raul Michelis, che con la sua competenza, il suo impegno e il suo entusiasmo ha formato davvero una bella squadra. L'anno appena concluso, lo abbiamo sentito, è stato intenso ma anche ricco di bei risultati e di tante iniziative. Ho iniziato con una battuta, quella del vigile, ma anche questo cambiamento è un segnale, non solo formale, ma di sostanza, di come la vostra figura professionale si sia modificata in questi ultimi anni e di come la polizia locale di Cisterna sia stata all'altezza delle nuove sfide, conducendo indagini investigative accurate e complesse che l'hanno posta all'attenzione provinciale, regionale e nazionale. Un'evoluzione che si avvale anche di moderne e sofisticate tecnologie, ma senza per questo però dimenticare le sue origini di figura di riferimento per il cittadino, per l'anziano e per il bambino. I nostri agenti li vediamo prendersi cura della tutela degli alunni all'ingresso e all'uscita delle scuole. Spesso sono stati anche dentro le aule, incontrando tanti alunni e studenti di Cisterna, insegnando soprattutto l'educazione stradale. Il rispetto della norma, ma anche di un agente di polizia locale, ci si può fidare ed affidare, certi di trovare sostegno e un aiuto. Perché l'agente di polizia locale non è un sanzionatore, ma un consigliere, un amico che ti aiuta a comprendere il senso delle regole, perché le regole servono a vivere meglio, a non subire soprusi e a non commettere, negli interessi di noi stessi ma anche degli altri. Abbiamo sentito quanti casi di guida è stato di alterazione o di distrazione e le conseguenze, persino mortali, che possono causare. Quella che indossate non è solo una divisa di lavoro, ma un'assunzione di responsabilità quotidiana verso la città, verso i suoi cittadini e verso voi stessi, che dovete essere orgogliosi di indossare, per il significato di valore e di valori che essa rappresenta per noi tutti, soprattutto per i più deboli, e servire i più deboli è forse il compito più gratificante possa esserci. A noi tutti, cittadini, amministratori, in particolar modo sta a cuore la tutela dei nostri agenti di polizia locale che operano e talvolta rischiano tanto sulla propria pelle. Per questo, come già è stato detto e qui lo ribadiamo, l'amministrazione è al vostro fianco nella costante valutazione circa la donazione della strumentazione necessaria a operare il bene e a garantire la salvaguardia apposta e della video sorvegliata con l'installazione di nuove telecamere nel territorio. Mi riferisco in particolar modo al quartiere San Valentino e alla interconnessione con la polizia e i carabinieri. Ringrazio il comandante anche per aver trovato una rapida iniziativa di contrasto all'emergenza alle Castella, un fenomeno che al di là del danno e del furto patrimoniale crea una situazione di paura ad uscire dalle proprie case, ma anche a starci dentro. 7 arresti non sono pochi e non valgono solo l'onore di un articolo di stampa, significano innanzitutto punire gli autori di reati contro il patrimonio o la persona, trasmettere un senso di sicurezza e vigilanza del territorio, ma costituiscono anche azioni di prevenzione nei confronti delle azioni criminali. E si dice, attenzione, che a Cisterna ci sono le telecamere, i controlli lungo le strade e i sistemi di controllo delle targhe automobilistiche. Tra le tante iniziative meritevoli di quest'anno concluderei citando una a me cara,
sia come assessore alle pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, sia come segnale di grande civiltà. Mi riferisco ai cosiddetti parcheggi rosa, che sono stati realizzati in vari punti della città, nelle adiacenze di servizi di pubblica utilità e dedicati alle donne incinta o ai genitori di bambini di età inferiore ai 2 anni e residenti a Cisterna. Pertanto, tanti auguri e tanti complimenti al Corpo di Polizia Locale di Cisterna di Latina. Che il nuovo anno che vi apprestate a vivere sia pieno di soddisfazioni professionali e personali. Certo che sarete sempre, come sempre lo siete stati nell'anno appena passato, al fianco della nostra comunità. Buona festa di San Sebastiano. A voi tutti. Messo a disposizione fuori la mano. Grazie.